Mediterraneo sia. Siamo in diretta adesso in compagnia di Enrico Costa. Buonasera, buonasera. Che non ha bisogno di presentazioni. Selim e Isabella, allora, prima di tutto, perché l'idea del centone? L'idea del centone perché, come c'è in un book trailer che si trova anche sulla rete, è centone perché io amo molto le contaminazioni fra generi, fra epoche, fra musica e letteratura, e quindi naturalmente l'opera, perché l'opera è fusione di musica e di letteratura, di narrativa, di teatro soprattutto. E perché l'urbanistica, che è una disciplina che ho insegnato per tantissimi anni, almeno 40 anni, è una disciplina che tiene conto di tante altre discipline, perché il futuro della città non può essere legato a un bel disegno che fa un architetto, il futuro della città è legato all'economia, alla sociologia, alla geologia, tutte queste discipline, per cui una città sta in piedi, una città ha una sua funzionalità, quindi i trasporti per esempio, e ha un suo futuro, una sua identità culturale, quindi anche la qualità dell'architettura e tantissime altre cose, i servizi e così via. Quindi, avendo lavorato per una vita contaminando i saperi per arrivare a questo sapere, mi è sembrato naturale, nel momento in cui sono passato alla scrittura creativa, mi è sembrato naturale contaminare vari generi letterari. Per me, come mai l'idea del metateatro? Ma posso rivelare qualche segreto di famiglia? Magari. Allora, non lontano da qui, vicino Salerno, poi si sono trasferiti a Salerno e poi a Napoli, mia nonna, le sue sorelle, una delle quali è stata la pioniera del cinema italiano, la prima donna europea italiana regista e la seconda europea, che negli anni 10 e 20 ha fatto del meraviglioso cinema, coinvolgendo un'intera città. Napoli si fa coinvolgere facilmente, e quindi Napoli è diventata anche l'interprete attraverso le persone, i curiosi che passavano dal guardare le riprese mentre venivano a passare dall'altra parte mettendosi davanti all'obiettivo. Quindi questa capacità, voglia di inventare storie e di radicarle però in una società ben precisa, io l'ho sempre avuta, per me è stato naturale. Io non mi sono messo a inventare una storia nuova, a 70 anni fare un romanzo d'amore, forse sì, c'è sempre dell'autobiografia, però mi è piaciuta questa idea, avendo io avuto, diciamo, una formazione anche familiare multiculturale, un altro bisnonno dall'altra parte, diciamo da parte di mia madre, è stato orchestrale, professore d'orchestra al Teatro dell'Opera di Roma quando ancora si chiamava Costanzi, e quindi per me lavorare su un'unica piattaforma mettendo insieme tante discipline è stato assolutamente naturale. Ora, perché il dittico rossiniano? Perché? Il dittico rossiniano. Perché il dittico rossiniano? Allora, perché quando non c'era la televisione, la mia famiglia si riuniva tutte le sere davanti alla radio, come se fosse un caminetto. C'erano i mobili che si chiamavano mobile radio grammofono, e noi sentivamo prevalentemente, questi sono i ricordi che ho perlomeno, le commedie di Edoardo De Filippo, che di fatto è presente nel centone, che venivano date in diretta, con grande emozione, in diretta radiofonica dai teatri di Roma, perché Edoardo a un certo punto si è trasferito a Roma, ma anche le opere, e c'era una grande passione collettiva. Signora per le scale, stasera c'è il trovatore, stride la vampa, eccetera. E allora questo ovviamente, nel vedere la gente che piaceva questa cosa, me la faceva piacere anche a me. E avevamo tanti libretti d'opera, che come racconto nel libro, questi libretti sono diventati anche le mie letture.
Io la prima volta che ho letto Cenerentola l'ho letta nel libretto di Rossini, e la prima volta che ho letto Hansel e Gretel l'ho letta nel libretto dell'opera Hansel e Gretel, un'opera scritta per bambini, che poi durante il fascismo si è chiamata Nino e Rita, quindi questo Nino e Rita facevano parte delle mie letture, dopo aver letto Pinocchio, Libro Cuore, Gian Burrasca, Rita non si leggeva perché era considerata un po' da grande, ecco, dopo aver letto tutto questo c'avevo tutta questa miniera di storie, e io prima le fiamme e poi le altre vicende, come Italiani in Algeri, come Turco in Italia, come La Traviata, come tante altre, come il Barbiere di Siviglia, io me le sono lette, e diciamo la mia formazione anche letteraria ha risentito profondamente di questa disponibilità di testi negli anni del dopoguerra, dove non c'erano tanti soldi per andare a comprare la fiaba al bambino spendendo 10 euro, 20 euro, quanto si spende adesso. Ce l'avevamo già e ce ne siamo divorate queste storie. Ultima domanda, cos'è per lei ricordare? Per me ricordare? Beh, ci sono tanti episodi, per me ricordare tutto, nel bene e nel male, le storie che mi piacciono e le storie che non mi piacciono, tutte queste fanno parte di me, e quindi non mi volgo mai indietro, io guardo sempre avanti con ottimismo, perché se dovessi fare la raccolta del bene che ho ricevuto, la raccolta del male, non so dove prenderebbe la cosa. Quindi il ricordo delle cose piacevoli mi dà forza, il ricordo delle cose spiacevoli mi induce a trasformarle in piacevoli. Ringraziamo tantissimo Enrico Costa, ospite preziosissimo, e alla prossima diretta. E io ringrazio voi ragazzi per la passione che avete messo in questo vostro lavoro e per, diciamo, dare nuova linfa anche a chi ha curiosità rispetto a Venosa e che fino all'anno scorso non sapeva forse neanche dove stava. Qualcuno di formazione classica si ricorda di Orazio, qualcuno molti meno, quindi ci dovreste lavorare, Gesualdo da Venosa, musicista, è stato un grande e un grandissimo, quindi vi consiglio di sentirvi qualche disco. Il piacere è stato nostro. Grazie. Perché leggo? Da quando ho scelto la scrittura creativa leggo per essere sicuro che nessuno abbia già scritto quello che voglio scrivere io.